Dove ha fallito la politica, forse, ma molto probabilmente sì, riusciranno le banche. L'Italia è alle prese con una notizia importante. Il MEF ha concluso il collocamento del 15% delle azioni che deteneva nel capitale sociale di Monte Paschi di Siena. E la notizia è che tra gli acquirenti c'è Banco BPM e insieme a Banco BPM, alla sua società partecipata Anima, ci sono anche due dei protagonisti del capitalismo, soprattutto finanziario, italiano. Da un lato la famiglia Caltagirone, dall'altro la famiglia Del Vecchio. Qual è la notizia? La notizia in realtà è che la prima notizia che arriva da questa operazione è che con Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena, l'Italia può ambire a costruire il terzo polo bancario italiano alle spalle di UniCredit e Intesa e dall'altra parte contenere diciamo, le offensive che arriverebbero dal capitalismo straniero nel sistema bancario italiano. Una sorta di sovranismo finanziario. Molto probabilmente è un'ipotesi eccessiva, però il fatto che ci siano tre investitori italiani nella compagine sociale di Monte dei Paschi allontana di molto l'ipotesi che i soliti francesi vengano in Italia a investire come hanno fatto nel corso degli ultimi decenni. C'è da dire pure che la Francia in questo momento non vive una fase di brillantezza economica e che il paese è alle prese, tra le altre cose, con il ritorno in piazza dei trattori, ma questa è un'altra storia. La storia che interessa in questo momento è quella del Monte dei Paschi di Siena che esce, almeno per un po', dalle mire pubbliche, diciamo dal controllo pubblico, torna ai privati e torna con l'ambizione di diventare di far parte del terzo polo bancario italiano e di rafforzare il sistema creditizio italiano non su scala nazionale, bensì su scala europea.